Alla Sala d'Arte Le Muse questa settimana si parla di una valanga di cuori, o meglio di quelle che sono l'età degli innamoramenti. Il dottore Nociti, che in effetti è un geriatra, però ogni età, è proprio vero, ha le sue forme d'amore. Sì, in effetti è vero, anzi devo dire che forse nella terza, nella quarta età ancora di più e meglio, perché diceva un grande professore universitario, nella terza e quarta età c'è più tempo, ed essendoci ed avendo più tempo c'è più tempo anche per amare, per sognare e per vivere. E l'unico accorgimento che noi dovremmo usare in quell'età è quella di ancora avere quella voglia, quella capacità di poter sognare, e il passato non deve soverchiare il presente, perché se no i ricordi, se riescono a superare l'attualità, i sogni, il desiderio, la voglia di cambiare, sicuramente la terza e quarta età non sarà adeguata. Però vedo oggi che io li chiamo i non più giovani, hanno questa voglia di andare ancora avanti perché intanto sono più istruiti, stanno meglio perché escono da una generazione diversa da quella di 30-40 anni fa, e hanno voglia di confrontarsi, di dare il loro contributo. Diceva un anziano che seguo: io mi devo guadagnare la mia pensione, che voleva dire che si sentiva ancora attivo per rendersi utile a questa società, e creando l'interscambio, l'integrazione, che è la parola magica, fra giovani e anziani, sicuramente il futuro sarà migliore per tutti. Dottore, in tre parole, per essere vero amore come deve essere? Tre parole per essere vero amore è un po' difficile, però c'è una parola, c'è un qualcosa che può contraddistinguere tutto il resto. L'amore è vero quando è un amore libero. Sulla libertà è basato il concetto dell'amore, perché tutte le altre cose, darsi agli altri, fare mettere gli altri prima di te, sono scontate, rientrano nel complesso dell'amore, ma la libertà di per sé rappresenta il concetto più alto, più nobile della parola amore. Per fare capire meglio la differenza tra, per esempio, amore e sessualità: la sessualità, l'istinto nell'anziano come anche nel meno anziano, presuppone sempre uno scambio, un qualcosa che bisogna dare. Io vedo una bella donna, mi innamoro, vengo attratto da quella donna, per che cosa? Per avere un ritorno, il sesso, un rapporto vicino. Però l'amore, in senso lato, l'amore più alto, più nobile, presuppone la libertà dell'individuo e la libertà nell'amore. La professoressa Mila Lucisano, prima abbiamo sentito un geriatra su quello che è il ruolo dell'amore, ma la letteratura ha raccontato tanto. Sì, la letteratura, proprio quest'oggi, proprio per venire qui, cercavo di stabilire cosa dire, o meglio cosa non dire, perché la letteratura nasce con una storia d'amore. Pensate per esempio alla vicenda del rapimento di Elena da parte di Paride, e la pensavo proprio, come ti avevo anticipato, al binomio amore e morte, questo amore come forza costruttiva. C'è e forza che anche distrugge, per cui voglio dire, noi dovremo quest'oggi provare a misurarci e a vedere tutte le varie componenti dell'amore per come sono state raccontate nella letteratura. Ripeto, sarà un'impresa ardua perché dovremo parlare per chissà quanti giorni. Proveremo oggi a fare una sintesi, fermo restando che non c'è vita senza amore, e per amore non si intende soltanto l'amore di un uomo verso una donna o viceversa, ma l'amore inteso come legame, come passione, insomma, per cui anima la vita di tutti noi, da qualsiasi parte lo si voglia leggere. Talmente, come ti ho anticipato, del primo grande momento drammatico da cui poi si origina la guerra di Troia, e proveremo ad arrivare sino all'oggi, a quello che oggi purtroppo anche l'amore, dicevo, come pars destruens, è per esempio l'amore della lupa, ecco, mi viene da dire, abbiamo appena visto a teatro l'amore appunto di Gnapina per quest'uomo che la distrugge e che poi porta alla sua stessa morte. E niente, l'amore muove il sole e le altre stelle, diceva qualcuno. Una psicologa, la dottoressa Dominella Quagliata, oggi si parla di amore, innamoramento in tutte le età. Da un punto di vista psicologico, questo amore com'è? È un domandone. Questo amore com'è? E come lo si vive, quindi è davvero, ci vorrebbero tante risposte per quanti siamo. Oggi l'amore rispetto a un tempo? Ma io credo che l'amore sia amore. Ci sono delle differenze che sono ascrivibili al cambiamento sociale, ma l'amore è l'amore, quindi da sempre e per sempre. Ha
anche da un punto di vista filosofico l'amore ha una sua sostanza. La professoressa Rosalba Prisseri ci parlerà di quello che è il rapporto con la filosofia dell'amore. Certo, ma in modo particolare del contrasto che la filosofia ha espresso tra sentimento e ragione. E, per arrivare poi a considerare che l'emozione è stata valutata in genere dalla storia della filosofia, ma alla fine, ormai nel nostro tempo, il problema non si pone più, perché ovviamente l'uomo è una unità di emozioni e di ragione, e la domanda che forse ci dobbiamo porre oggi è possibile educare all'emozione? L'emotività può essere educata, ed è un problema molto importante che riguarda i nostri giovani, e quindi anche la scuola, che deve tener conto che oltre a insegnare matematica e lingua c'è da insegnare anche i sentimenti. All'ennesima domenica delle Muse, venerdì scorso abbiamo fatto un culmine pazzesco con il film di Giacomo Battaglia con il regista Salvatore Romano, c'è stato Demetrio Casile. Insomma, è piaciuto molto questo film sui modi del 70, e tanti appuntamenti. Devo dire che le Muse, abbiamo un febbraio ricchissimo. Ecco perché abbiamo, tra l'altro, stiamo cercando di cadenzare gli appuntamenti, anche perché oggi siamo qui, sabato prossimo saremo al circolo Mario Pagava a Bovalino, perché avrò il piacere di presentare insieme alla preside Maria Magherì il libro dei disegni inediti di Antonio Trifoglio. Antonio Trifoglio è stato un grande artista della Locride, che rappresenta la prima metà del Novecento nell'arte calabrese. È anche un grande scrittore, ha scritto delle fiabe, e questo libro verrà presentato sabato prossimo. Domenica ci ritroveremo qui perché parleremo di alchimia con Daniela Rupoi, parleremo di chakra, parleremo di un qualcosa molto interessante che verrà anche esplicitato attraverso le immagini di sculture che l'architetto Rocco Calarco ha realizzato. Mentre poi noi sospenderemo il 19, perché saremo a Sant'Ilario, in quanto la vicepresidente, la professoressa Polimeni, presenterà un libro che parla in maniera la storia praticamente della mafia, scritta dal professore Donino Carneri. Quindi saremo a Sant'Ilario dello Ionio. Il 26 avremo a Solo Aldo Pecora, che racconterà di tutto e di più per quanto riguarda il suo ruolo, racconterà quella che è la sua vita, racconterà quello che è un po' il suo atteggiamento nei confronti anche della vita stessa, gli appuntamenti che ha avuto nella sua vita anche con la giustizia, i ragazzi di Ammazzateci Tutti e via dicendo. Mentre non dimenticate la festa dei soci il martedì di Carnevale, dove naturalmente ci sarà la gara di cucina, dolce e salato, il premio Mattarello d'Oro, venendo qui alla consegna. Come sapete bene, si consegna il dolce alle incaricate, ci sarà una commissione seria di assaggio e poi la festa con l'accompagnamento con il maestro Luigi Barberio e Adele Leanza. Prima di iniziare l'appuntamento, siccome, come sapete, qui alle Muse io non so stare fermo, e quindi mi devo un po' organizzare la giornata, come si suol dire. E allora abbiamo la grande possibilità di collegarci niente poco di meno che con Sanremo, perché Merito di Fuga, Radio 817, è presente per tutta la settimana. Credo che hanno visto Fiorella Mannoia da poco, credo, però ora parliamo con Antonella Vangallo, che di Radio Studio 95. Pronto? L'applauso delle Muse, parliamo con... Pronto? Un attimo, carissima. Allora, com'è l'aria di Sanremo? Io ti ho visto su Facebook con Fiorella Mannoia. Esatto, già è partita con l'incontro di alcuni artisti, tra cui Fiorella Mannoia, lei delle proposte giovani,
anni abbiamo incontrato Giulia Nuzzi, quindi Sergio Fergione, che è immenso, ti dico. È il protagonista di X Factor, se non sbaglio, giusto o no? Il principale di Amici. Senti, che atmosfera si respira? Gente già iniziano a muoversi, gli artisti sono arrivati tutti perché iniziano a prepararsi le prove, poi ci saranno Casa Sanremo, questa sera ci sarà Gregorazzi con Vittorio Scalzi, quindi c'è un pensamento già da questa sera che poi vi daremo anche altre info durante la settimana. Senti, ti ho visto abbracciata a Fiorella Mannoia, ma insomma non era tanto una diurra Fiorella Mannoia, sembrava un po' rifatta dalla fotografia, o no? Il Rumors di vincere a Sanremo? Guarda, è il Michele La Mannoia, poi c'è Sergione, quindi che sono abbastanza votati, e per i giovani, insomma, anche Maldestro è una bella proposta. Questi sono un pochino, si aspetta anche qualche connubio, per esempio con Zuccheruzzi e Raice, poi con Nesli, insomma, e la Bave. Ci sono, secondo me ci saranno delle sorprese. E per finire la Maria De Filippi, dov'è? Ah, adesso, noi abbiamo una missione, questo periodo, perché la missione 95, per esempio... C'è il nostro Dario Amodeo, che conosciamo come tecnico, no? Che viene sempre per le riprese qui. Sì, abbiamo... Conosciamo bene Dario, perché viene sempre qui, che è con te, ma c'è anche il sensitivo che voi avete conosciuto, Fabio Musmeci, che è lì. Qual è? È andare alla ricerca del poncio. E il poncio che cosa è? Chi sarebbe il poncio? Chi sarebbe? E allora, noi abbiamo una missione, quella di riportare nuovamente in maniera massiccia in televisione Maurizio Costanzo, che sarebbe il poncio. Bene, allora ci farete sapere, vi inviteremo, l'applauso delle muse e complimenti per quello che fate. Grazie, ciao. Grazie, l'applauso delle muse. Abbiamo parlato con Antonella Pandato, che è una speaker di La Vista di 95 Network, che è la radio che insieme a Merito TV fa parte, insomma, di questo mondo dedicato alla comunicazione. Allora, io saluto i protagonisti di questa sera, tra l'altro abbiamo un bellissimo palco per parlare di amore, di buoni sentimenti, però con un occhio che guarda tutte le età dell'uomo. Oggi vi vogliamo raccontare quelle che sono le stagioni del cuore attraverso l'evoluzione anche del pensiero. Io naturalmente, quando abbiamo cercato di organizzare un po' questo appuntamento, abbiamo unito quelle che sono anche voci che sono care. Qualcuno stasera mi diceva: ma io conosco qualcuno, eccetera, perché a volte ci ritroviamo in anno con questi o alcuni personaggi che un po' fanno parte della famiglia. E alla mia estrema sinistra io voglio salutare, è un amico, un grande amico e dirigente medico ospedaliero, responsabile struttura UDA. Abbiamo con noi il geriatra, il dottore Vincenzo Nociti.
è una bravissima psicologa e psicoterapeuta, anche un'amica, le cose le dice in maniera chiara, ferma e sicuramente insomma, lei lo dice con convinzione, perché insomma, le cose bisogna sempre dirle e mai nasconderle. Grazie a Dominella Quagliata, sempre della famiglia delle Muse. Parliamo di filosofia, di storia, di pensiero che è legato all'amore nella storia e nella filosofia. La professoressa fa parte della famiglia pure, Rosalba Pristeri. E quando si parla anche di letteratura, si parla anche di amore nella letteratura in genere. Un'altra amica personale anche delle Muse, abbiamo con noi la professoressa Mila Lucisano. Accanto alla professoressa Mila Lucisano, la nostra cara vicepresidente, la nostra professoressa Teresa Polimeni Cordova, il saluto iniziale, e da quella di Catanzaro, è una gallerista, è un'artista, è una grande creativa catanzarese che naturalmente opera col cuore in tanti ambienti. Per esempio lei riesce, ce lo dirà anche stasera, ad animare un seminario vescovile con un'attività artistica che unisce il cuore. La grande, dico io, Marisa Scicchitano. Poi l'inaugurazione di una mostra, come vedete ci sono, abbiamo dato l'indicazione ai nostri artisti di fare parlare con i colori e con la plasticità della materia quella che è l'identità del cuore. E quindi Antonella Laganà, Domenico Romeo, Domenica Gorgone, e poi abbiamo Maria Grazia Geniale, Rossella Marra, e poi Francesco Logoteta, Grazia Papalia, Pierfilippo Pucca, Adele Leanza, Manuela Lucarà, e poi Marisa Scicchitano, Pina Calabrò e Santina Milardi hanno rappresentato un'immagine che è legata al cuore dal punto di vista iconografico. Iniziamo la nostra conversazione con il saluto della vicepresidente e poi iniziamo con le nostre domande. Buonasera a tutti, benvenuti ai nostri soci, ai nostri amici, alle persone che comunque ci conoscono, e quindi con piacere li ospitiamo. Stasera si parlerà di cuore, ritengo che sia un aspetto molto importante della nostra personalità, ma anche della nostra vita, perché sappiamo, soprattutto noi docenti, quanto sia importante anche l'educazione all'affettività. L'affettività ci rende sensibili, ci rende unici, ci rende proprio l'unicum della vita, distingue ognuno dagli altri, ed è la parte più bella, più autentica, più creativa, più originale, quella che ci caratterizza di più. D'altra parte, anche quando nelle civiltà letterarie, non so, la grande civiltà dell'illuminismo, quando valorizzò esclusivamente l'aspetto razionale, l'uomo non fu felice, l'uomo non si sentì realizzato, perché l'uomo è un connubio di ragione, ma soprattutto anche di cuore, di sentimenti. Quando noi diciamo è un uomo di buon cuore, vuol dire che è una persona bella, semplice, completa. Quindi che si parli di cuore, di affetti, di emozioni, anche qui nella grande famiglia delle Muse, è un aspetto che non poteva mancare. E quindi ringraziamo il nostro presidente, che attento a tante problematiche ci organizza questi pomeriggi belli, particolari, grazie anche ai nostri ospiti, ai protagonisti della serata, che ne rendono sempre più, insomma, autentico e ci fanno cogliere aspetti che noi magari non sapremmo fare. Grazie, grazie alla vicepresidente, salutiamo la professoressa René Ricoli, quindi ci sarà l'inaugurazione dell'associazione Parchi Culturali, stavo dicendo Parchi Beni Culturali, no, Parchi Culturali al Palazzo della Provincia, quindi il 15 febbraio, quindi facciamo i complimenti alle ore 17, quindi un'altra realtà nazionale, insomma, che arricchisce la nostra città. Caro Enzo, certo,
Lui è un geriatra, ma noi non l'abbiamo chiamato in questa noi l'abbiamo chiamato perché è il proprio vero che in tutte le età dell'uomo ci si innamora, o meglio, non c'è età. Buonasera a tutti. Io intanto grazie per l'ulteriore invito, ormai mi sento a casa, stando qua con voi, ormai da più di 4-5 anni che ci vediamo costantemente. E devo dire sempre con grande passione, con grande piacere, e qua ci va proprio il termine, con grande amore vengo qua a stare insieme a voi. Perché c'è una cosa che riesco a percepire, la sensibilità che poi parliamo, che c'è una grande spontaneità. Vedo che tutti avete una grande attenzione all'ascolto, una capacità quindi di ascoltare, e noi ci sentiamo quando uno che parla vede questo uditorio, si sente piano piano, si scioglie, si sente a suo agio e diventa come un discorso che viene fatto in ambienti comuni dal punto di vista affettivo. E questa è una cosa molto importante, e dobbiamo ringraziare il professore Rivote anche perché è un genio. Quando si parla di amore con la maiuscola rappresenta l'amore a tutto tondo, no? Si è vergognato, sono riuscito a farla arrossire, se ne è andato di là. Comunque non avevo dubbi che non mi avete chiamato, perché l'uditorio, permettetemi, ma lo dico con grande soddisfazione e piacere, anche perché se no non lavorerei mai, no? Essendo geriatra, va a una buona fascia d'età, un buon target. Però devo dire che il target che c'è qua è un target positivo, un ottimo target, perché non è più l'anziano che c'era una volta, e qua piano piano entriamo, l'anziano di oggi, lo sapete per definizione che l'ultra 65enne entra in una fascia di età che viene chiamata la terza età. Questo risale ai tempi del professore colonnello Bismarck, che a un certo punto, dovendo mandare in pensione i suoi generali, ha detto: anche da lì possiamo andare a 65 anni, e da là è iniziato tutto quanto. Non c'è quindi un effetto, una vera validazione biologica di quello che si va a fare, ed è partito quindi questa età anagrafica di 65 come modello per la terza età, e così l'età pensionabile e tutto il resto. Oggi i tempi sono cambiati, oggi si vive meglio rispetto a 40-50 anni fa, oggi l'anziano è più curato rispetto al passato, e oggi l'anziano è più intellettualmente avanzato, è più colto, si informa di più, rientra in tutti i meccanismi intellettuali che una volta non c'erano, anche per le possibilità. Oggi tutti abbiamo internet, c'è la TV in tutte le case, oltre alla lettura di per sé, poi ci sono anche momenti di incontro che favoriscono questi scambi intellettuali. Quindi possiamo dire che un 75enne di oggi può rappresentare il 65enne di tanti anni fa. Infatti, perché dico questo? Perché la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, la società, sta cercando di fare passare questa data anagrafica per sovvertire e modificare, cosa che io ritengo anche sostanzialmente, pur lavorando di meno, sostanzialmente giusta, perché a 75 anni in su possiamo parlare di un'età, diciamo, fra virgolette, meno giovane. Però anche dai 75 anni in su si sta bene, perché invecchiare non vuol dire, cioè un concetto non è malattia, c'è un invecchiamento sano, e non è detto che essere 75enne, 85enne, 90enne si deve stare veramente male, no. Il trucco qual è? Il professore Trabucchi dice che il trucco è una parola magica, poi vediamo se riusciamo a trovare qualche, che a me, io sono poi particolarmente, mi piace stimolare, stuzzicare e intervenire nelle relazioni anche degli altri per esporre il mio pensiero. Diceva che bisogna stare bene con se stessi. Ecco, essenzialmente questo è l'elemento fondamentale che dovremmo andare a ricercare ognuno di noi. Perché ognuno di noi? Perché stare bene con se stessi, io lo posso interpretare in un modo, la signora lo può interpretare in un altro, cioè, ognuno di noi ha un bene diverso. Per me stare bene può voler dire vedere la televisione, per un'altra persona può voler dire leggere, per un'altra persona vuol dire passeggiare, cioè avere delle motivazioni diverse che ci riempiono e fanno sì che le nostre endorfine migliorino, che il nostro sistema cerebrale vada a go-go, come si dice, perché ora loro diranno tante altre cose non legate a fatti anatomici o altro, ma in effetti
c'è una psico-neuro-endocrinologia, che tutto quanto, anche qualunque tipo di pensiero che ne dica Dominella, ha una sua matrice, organica, strutturale, neuro-ormonale, con altre sfaccettature, considerazioni che ora vedremo dell'ambiente quanto può influenzare. Però anche l'amore, per ritornare al concetto, anche l'amore è condizionato da questo. Però in amore siamo avvantaggiati, devo dire. Il paziente anziano è avvantaggiato, perché è in una fascia di età, dove ha più tempo per amare e ama meglio, quando l'amore è vero, l'amore con la maiuscola, un amore veramente che è valoriale, che riempie se stessi. Proprio c'è il tempo dell'amore, perché quante volte capita noi da ragazzine, diciamo ci siamo innamorati, oppure da più grandi, ma spesso confondiamo l'amore con l'innamoramento, che è cosa diversa. Amare, il vero amore a tutto tondo, è l'amore che si ha nella terza e quarta età, perché è un amore concettualmente libero, e quando c'è questo l'amore vola alto. Perché sapete, spesso questo si confonde anche in un rapporto uomo-donna con il desiderio sessuale, la sessualità di per sé, ma anche quel tipo di amore, che è un altro tipo di amore, quello pretende e vuole quasi una ricompensa. Io amo quella donna perché è bella, mi piace, che voglio quella donna, o viceversa, quella donna ama un uomo perché è bello e vuole quell'uomo, vuole e desidera questa ricompensa. Questo non è l'amore a cui noi intendiamo questa sera parlare, l'amore che ci piace, l'amore che leggiamo sui libri, l'amore che ci illumina, che ci fa non camminare, che ci fa volare. E quell'amore è un amore libero, e gli anziani hanno questo tempo per vivere, lo vivono pienamente, perché non sono condizionati da altri fattori. Io poi ho tante cose da dire, ma le voglio dire andando strada facendo. Io ti volevo chiedere una cosa, Enzo. Io volevo chiederti questo. Si è detto la differenza tra quella che è la sessualità e l'innamoramento. Quanto prevale l'uno rispetto all'altro? Considerando un po' quello che è il rapporto con l'età, diciamo, è ovvio, variabile. È ovvio che purtroppo, non so se purtroppo o per fortuna, più si va avanti con l'età, più vengono a decrescere alcuni ormoni sessuali, che sono quelli che stimolano il testosterone, gli estrogeni per la donna e via dicendo, anche il desiderio sessuale. Però questo parliamo dal punto di vista organico, perché invece, giustamente parlando di sessualità, però la si vive lo stesso nell'anziano, non si vive con quella vis roboris, con quella forza, ma la si vive riuscendo ad avere quella capacità e quei limiti propri dell'età. Io porto sempre un esempio quando parlo con i miei pazienti, perché tanti si preoccupano perché vogliono anche avere, permettetemi il tempo, una performance adeguata. Però non è tanto importante la performance, è importante la qualità di quello che si va a fare. Io dico, porto un esempio per fare capire, vedete una macchina appena esce dal concessionario, la mettete sull'autostrada e va, e fa una macchina dopo 20 anni che fa 200.000 km, non è detto che non può andare sull'autostrada, però sicuramente non andrà a 200 all'ora, 150 all'ora, andrà con una velocità più ridotta. Ebbene, noi dobbiamo entrare in questo rapporto di forza e di velocità per capire. L'intensità del rapporto sarà completamente diversa, ma ci può essere l'intensità del rapporto. Poi, passa una battuta, questi nuovi prodotti farmaceutici hanno rovinato e sovvertito tanti equilibri, che non vi dico perché sarebbe da ridere tante volte. Vi dico solo una, è venuta solo la moglie di un mio paziente, disperata: dottore, dottore, ma mi aiutare? Che successo? Ma sconza tutti i siri e non ci avanzo più. E questo perché aveva suo malgrado avuto un rapporto con queste famose pillole dell'amore. Il viaggio è già superato, siamo andati avanti. Enzo, veramente ci sono delle indicazioni importanti per concludere questa prima parte. Per concludere questa prima parte, no, ringraziando Dio ancora mi difendo bene. quello che voglio dire, cioè quando si entra, si può entrare tra virgolette in depressione. Intanto l'amore di per sé, se il rapporto lo viviamo uomo-donna,
deve essere un rapporto chiuso, di questo loro ne sapranno di più, però per come lo viviamo noi, medici, è un rapporto chiuso, che vuol dire? È un rapporto che si rafforza nella reciprocità, perché se amore vero è uno che si dà per l'altro e viceversa. E questo rafforza l'intesa, l'unione, la voglia di andare avanti, per cui qualunque momento ci può essere, e ce ne sono momenti di difficoltà nella vita, per condizioni ambientali esterne, per un vissuto personale, per delle perdite che ci possono essere all'interno dei gruppi familiari. Ebbene, la depressione viene superata da questa forza che c'è, come si dice, uno che aiuta l'altro, la spalla di uno diventa l'altro e viceversa in momenti di difficoltà. Per cui più l'amore è grande, più permette di superare questo. Oggi abbiamo tanti motivi per entrare in depressione, per cui facilmente la vita non è più come una volta, perché sono saltati tanti schemi, sono saltati tanti valori, si è forse corso troppo, si è perso quello che è veramente il rispetto degli altri. E un anziano lo percepisce di più degli altri, perché ha vissuto in un'epoca diversa, dove aveva un'educazione diversa, aveva un rapporto diverso anche con l'ambiente. I giovani questo lo capiscono meno. Mi diceva il professore, di cui lo saluto, e mi dispiace che ci avete diviso questa sera. Ah, il preside vecchio è a riposo per un'altra domenica, perché possiamo, i pigalli non possono stare. Parlavamo nell'attesa del rapporto padre-figli, ecco, questo rapporto padre-figli è un meccanismo che spesso può innescare dei fenomeni di depressione all'interno di un nucleo familiare. Bene, un applauso, perché è sempre preciso e attento. Professoressa Mila Lucisano, se passiamo il microfono, e anche l'amore nella letteratura, no? Viene raccontato, viene vissuto, è un amore sereno, tranquillo. Che tipo di amore è? Non esiste letteratura senza amore, insomma, proprio perché la letteratura è storia di uomini, la letteratura attinge a piene mani dalla vita, si scomoda proprio il dualismo, no? Sempre in profonda sintonia fra letteratura e vita. Mentre il dottore Nocidi parlava, io proprio in quest'ultima battuta circa la depressione, insomma questo rapporto di spalla a spalla di cui lui diceva, io quando noi docenti iniziamo a spiegare la letteratura, se abbiamo la fortuna, e mi capita, di cominciare con i piccolini prima, cominciamo a fare un processo di alfabetizzazione sentimentale, va molto di moda fra l'altro per ora, proprio quasi negli obiettivi ministeriali, ma in realtà i docenti coscienziosi lo sanno, insomma ci pensano sempre. In che senso? Mi spiego. Quando noi proponiamo ai ragazzi la letteratura, e per esempio noi partiamo chiaramente dall'epica, noi non ci limitiamo a proporre un testo e a farne, no, una lettura, forse un po' come si faceva ai nostri tempi, di parafrasi e chissà che cos'altro. Noi proviamo a portare i ragazzi dentro un mondo che, essendo lì, eterno, immortale, è sempre valido. E proviamo, perché se no altrimenti non ha nessuna utilità, a fare in modo che quel tipo di lettura animi loro il senso critico, no? In modo tale che poi se ne possano avvalere per la loro vita. Per esempio, mentre tu appunto ora mi fai questa domanda, e te lo dicevo anche prima quando siamo sentiti, nella letteratura, proprio perché la letteratura è vita, sì, esiste l'amore cantato, ma è veramente difficile trovare un amore soddisfatto, no? Qualcuno dice che poeta per essere infelice, altrimenti non produce. Io di solito, fra i pochi poeti in armonia col mondo, troviamo Orazio, ma per il resto, voglio dire, sono tutti abbastanza in difficoltà emotiva. Ulisse. Quando appunto Ulisse parte, insomma, voglio dire, la guerra di Troia nasce per un amore, no? Per una storia di fortissima infedeltà, voluta dagli dei, ma sempre infedeltà è. Elena no, viene rapita da Paride per volere degli dei, ma certo ad Elena piace pure, e Omero si compiace nel raccontarcelo. Paride, fra l'altro,
è un uomo inutile, voglio dire, viene raccontato proprio così, nulla di paragonabile ad Ettore, per esempio l'altra storia nell'Iliade, no? Trova sempre, facciamo sempre il confronto fra Andromaca ed Ettore e Elena e Paride. È famoso il momento in cui Andromaca saluta Ettore, no? con le astinate in mano, in braccio, che si spaventa del padre, e coraggiosa lei, pari al marito, lo vede andare verso la morte. Mentre Elena torna e trova Paride che si lucida l'elmo, mentre tutti gli altri per colpa sua stanno morendo. Per cui quella è già un'idea di amore che possiamo raccontare. Però poi andiamo ad Ulisse. Tutti noi immaginiamo, lo sappiamo, Ulisse fedele, no? Con Penelope che intesse la tela, che la disfa. Però in realtà le sue prove di coraggio, insomma il suo rapporto con l'amore non è una cosa facile facile. Nell'Odissea l'idea di rapporto è profondissima. Per esempio, proprio parlando della depressione, di come possiamo raccontare un eroe che veramente quasi si disfa di se stesso per effetto dell'amore, non so se, ma credo che voi ricordiate l'episodio di Ulisse e Calipso. Calipso in greco, Caliupto, vuol dire appunto nebbia, tutto quello che nasconde. Calipso lo ha letteralmente irretito. Prima è piaciuta la permanenza con questa donna di eterna giovinezza, però poi ad un certo punto, proprio lo raccontiamo sempre ai ragazzi, facciamo vedere Ulisse sullo scoglio, no? Che guarda il mare e che non può allontanarsi da Calipso. Si è stancato di stare là, pensa a Penelope e lo fa guardando il mare. Calipso, che lo ama, osserva le lacrime di Ulisse, che appunto è fermo, da l'isola non se ne può andare, è bloccato, è inerme, ha bisogno di aiuto, ma Calipso non glielo dà questo aiuto perché lo vuole per sé. Qui c'è questo elemento dell'esclusività del rapporto. Il fatto che intervengono gli dei e la convincono che deve aiutare Ulisse ad andare, a partire da lei. E è straordinario questo racconto. E Calipso prepara quello che ad Ulisse serve, anzi glielo dice: guarda, poi alla fine organizzati tu, io ti do quello che ti serve, fatela tu questa zattera e vattene. Però prima c'è un momento importantissimo nella storia della letteratura, ed è questo della donna Calipso che chiede ad Ulisse perché non vuole stare là. Perché lei gli offrirà l'eterna giovinezza. E perché la rifiuta? E Ulisse dice una cosa bellissima, sono pochissimi versi nei quali però tutte le donne sposate un po' si riconoscono. E lui dice: sì, è vero, tu sei bellissima, tu sei molto più bella di Penelope, però Penelope è mia moglie. Penelope è Itaca, Penelope è la casa, Penelope è mio figlio, io da lei devo tornare. E Calipso non capisce, dice: tu ti pentirai di questa cosa. E Ulisse dice che Penelope è sicuramente più anziana, ma che lui vuole il mondo, vuole incontrare attraverso l'amore l'esperienza della vita. Per cui si comincia così a profilare all'orizzonte, diciamo, l'immagine dell'amore, come un amore che ci consente di vivere. Perché ecco, nel rapporto, quando non è pari, quando non si può fare spalla a spalla, perché è profondamente squilibrato, e la letteratura ne ha un'enormità, Giuseppe, pensate a Medea, piuttosto che voglio dire, a tutta la letteratura greca di donne abbandonate o di donne, per esempio, anche tradite nei valori, non solo nel rapporto. Ecco, la storia di Ulisse è una storia paradigmatica, perché è un uomo che accetta la vita e si nega il paradiso, perché quello che Calipso gli prospetta è veramente una visione edenica. Ulisse è l'uomo. Quando Ulisse torna, veramente poi magari proseguiamo, ma ho voluto così partire da questo. Quando Ulisse torna, lo sapete, si deve, no, c'è la vendetta sui proci che gli hanno rubato tutto, hanno oltraggiato la moglie, voglio dire, o provano ad oltraggiare la moglie, la sua casa, la saccheggiano e lui li uccide. C'è un'ultima prova però, nella quale lui si deve misurare, e non è più la prova con i proci, ma è la prova per l'essere riconosciuto da sua moglie. Quella, proprio l'altro giorno lo spiegavo ai ragazzi, e dico: non è finita qua ragazzi, i proci sono stati uccisi, però Ulisse deve fare un'altra prova, ed è la prova dell'amore, ed è quella che Penelope gli prospetta con il famoso discorso del letto: portate il letto qui,
e Ulisse dice: ma non mi prendere in giro, il letto tu non lo puoi portare qua perché l'ho costruito io. E dunque quella donna lì ferma che lo aspetta è una donna che ama, perché lo sottopone alla prova, e solo lì finisce l'Odissea, quando Ulisse viene accettato da Penelope, e non già quando uccide. Per cui la storia dell'uomo, Ulisse, lo sappiamo, il mito di Ulisse è quanto di più attuale, attualizzato, continua a scrivere su Ulisse, proprio perché fra le altre cose ci racconta quest'uomo che combatte per l'amore, insomma, si deve accorgere di essere amato e soffre moltissimo, proprio all'idea che la moglie non lo accetti più per quello che è. Io ti vorrei chiedere una cosa, prof, ti vorrei chiedere questo: quanto il tuo essere donna, quanto insomma devi andare a trovare un brano della letteratura che parla d'amore per dei ragazzi, ti può o ti potrebbe influenzare? Allora, la passione che noi abbiamo per la letteratura è tale da essere arricchiti continuamente quando la proponiamo e quando la leggiamo. E io personalmente scelgo anche le storie degli uomini che soffrono per amore. Pensate per esempio a Leopardi. Ecco, Leopardi parla dell'amore proprio giovanile, l'amore che per esempio non si matura e non è maturato. Leopardi dice nelle sue liriche racconta l'amore come una battaglia, no? Quanto travaglia. Oggi la letteratura ti dà occasioni per fare confrontare tu e dei ragazzi lì, sono maschi e femmine, e provi a parlare a loro attraverso questi grandi esempi. Certo, io sono condizionata, sono una passionaria, sto per fare media e parlerò chiaramente di Didone, questo è fuori di dubbio. Però ecco, mi piace tanto vedere i maschietti anche confrontarsi un po' con queste cose, e scoprono cose che le femminucce sanno già, francamente, cioè le leggi negli occhi. Per cui ci divertiamo, e la letteratura veramente non si può fare a meno della letteratura, proprio non si può fare a meno. E invece un personaggio che non condividi della letteratura, che ma io personalmente non apprezzo l'idea della, però voglio dire, capisco perfettamente che quelli erano i tempi. Gabriele D'Annunzio racconta un amore profondamente malato, una pars destruens profondissima, un suicidio, voglio dire, determinati da questa attenzione spasmodica di se stesso, nella sfera, diciamo, sentimentale dei suoi personaggi, dei suoi uomini, degli uomini, la donna entra a fatica, e o perché è una donna che distrugge proprio una Virago, voglio dire, o è una donna sofferente, la cui sofferenza non viene letta. Però per quel tempo, raccontando l'uomo nella sua crisi esistenziale di primi del Novecento, l'uomo appunto anche del ventennio fascista, con tutti quegli stilemi che erano quelli normali che sappiamo, quella era anche un'Italia, e quello era un momento. Ho preso una parte, naturalmente Mila mi ha dato un assist per la dottoressa Guagliata, che ora subito la metto, come si suol dire, alla prova. Allora, parlava di amore malato, probabilmente, no? Di personaggi come appunto lo stesso D'Annunzio, che parla di questo amore malato. Ma oggi, teoria gender, transgender, tu che sei anche un po' molto emancipata, purtroppo, nel senso che hai vissuto, no? Che hai vissuto comitati, hai vissuto le commissioni varie opportunità, cioè sei stata dentro questo ambiente. L'amore è malato o è l'uomo che vede l'amore malato, ma è pur sempre amore? Allora, ti ho fatto una domanda alla Marzullo. Cioè, voglio dire, questo amore com'è? Io ricordo, mi ricordo un professore quando andavo a scuola alla scuola alla Lizza, il professore veneziano, che recitava sempre la poesia con il titolo "Questo amore così violento, così fragile", e ce la faceva recitare. Questo amore com'è, dottoressa Guagliata? Ma mi hai posto una domanda simile prima e ti dicevo che non è variato l'amore, nel senso, anche la professoressa Lucisano, ecco, mi ha colpito, ci diceva infine di questo amore malato, ma è ancora attuale. Sì, certo. Sicuramente nelle specifiche del tempo, ma abbiamo da sempre, abbiamo
amori malati, che definirli amori chiaramente non si potrebbe. Sbagliati. Sì, e non sono amori, li abbiamo sempre avuti e probabilmente ci saranno sempre, e però abbiamo l'amore sano. Io prenderei l'assist anche del dottor Nocidi, proprio perché non si può parlare di innamoramento e amore, contrariamente a quello che ti immagina di me pur conoscendomi, senza parlare di biologia. Nasce tutto da là. Nasce tutto da là, e è la prima distinzione per comprendere bene la differenza tra innamoramento e amore, proprio quella biologica. Si attivano neurotrasmettitori diversi. E funzioniamo in modo completamente diverso quando siamo innamorati e quando amiamo. Quando siamo innamorati cosa succede? Intanto com'è che ci innamoriamo? Anche lì prettamente biologico. Ci innamoriamo attraverso gli odori, i feromoni. E il nostro corpo si attiva, e si attiva parecchio, si attiva tantissimo. Utilizziamo sempre l'icona organo del cuore parlando d'amore, ma in realtà si attiva il nostro corpo ancor prima della nostra psiche. La nostra psiche comprende dal nostro corpo che sta succedendo qualcosa. La cosa simpatica, che forse ci ricordiamo raramente, parlando proprio di differenze tra uomo e donna, tra maschio e femmina, è che durante l'innamoramento cosa succede? Succede che avete sentito parlare di testosterone e sapete che cos'è. Bene, durante l'innamoramento nei maschietti il testosterone cala. Questo ci può sorprendere addirittura, no? Mentre nelle femminucce, nelle donne, il livello di testosterone aumenta. Questo cosa consente? Consente, parlando di differenza maschio-femmina biologiche, consente l'avvicinamento, perché sappiamo che il maschio, utilizzo i termini maschio e femmina proprio perché parliamo di biologia, di un dato ancestrale, ok? Allora succede che in questo modo il maschio è più propenso alla tenerezza, all'avvicinamento, e la donna alla determinazione. Quindi si invertono un po' i ruoli canonici. Tutto si ribalta, e perché questo, tra l'altro, mi dimentico di dire la cosa più importante, proprio perché questo consente, dicevo, l'avvicinamento e l'inizio di un rapporto. Si ribalta tutto durante la fase dell'amore. Si ribalta significa che non c'è più il livello di stress in uomo e donna tipici dell'innamoramento. Sapete che quando si è innamorati si è stressati, il corpo è stressato, la psiche è stressata, non si dorme, non si mangia, si è attivi, particolarmente attivi. È uno stress positivo, è un eustress. Durante la fase dell'amore, invece, l'obiettivo biologico, il fine biologico, è quello del, l'obiettivo biologico dell'innamoramento è, quella del, è quello della procreazione. Quindi dare vita, no? Dare vita, la specie che deve esserci, continuare. La fase dell'amore, dove anche dal punto di vista biologico, quindi neurotrasmettitori diversi interessati, la finalità è quella della conservazione della coppia, della cura e della tutela della famiglia. Questa è la biologia. La psicologia in tutto questo. Il dato psicologico è molto legato a un input biologico e poi si evolve rispetto a quella che è la cultura, a quello che è il tempo. Tu, Giuseppe, chiedevi di tutto quello che sta accadendo, no? Dicevi teoria gender, piuttosto che famiglie allargate, questo cambiamento sociale in relazione all'amore, ai rapporti di coppia. Sì, ci sono delle differenze, ma mica poi tante. Dicevamo che l'amore, il cosiddetto amore malato, c'è sempre stato. Quello di cui parlava la professoressa Lucisano è un tipico, no? Amore dipendente, quindi con un soggetto narcisista
e con un soggetto debole quando non due soggetti narcisisti. Quindi non tante variazioni nel tempo. Quando vengono da te allo studio, perché tu poi lavori con i ragazzi, con uno della scuola, anche con tutte le età, quando vengono a dire ma io non riesco a trovare l'amore della mia vita? Sì. Una frase che spesso, no? L'amore della mia vita non c'è. Sì, questa frase in realtà è pronunciata a qualunque età, nel senso che mi capita, io lavoro prevalentemente con adulti e anche con adolescenti, e vi assicuro che mi è capitato di sentirlo più volte. Non tanto non trovo l'amore della mia vita, ma magari mi sono resa conto che alla mia età non ho ancora trovato l'amore della mia vita, nonostante sia stata sposato, e questo ancora ci fa riflettere ancora di più. Beh, la risposta è sempre una, che in realtà chi pronuncia questo non si è mai innamorato di se stesso, e quindi alla continua ricerca di qualcosa che in realtà ha già. Ma non si è mai innamorato di se stesso perché non si accetta? O in che ottica è tradotta questa frase che tu dici? Spiegacela meglio. Amare, per chi di noi ha un'esperienza, no? Di amare l'altro, che significa un compagno, una compagna, i figli, i genitori, amare, significa prendere con sé l'altro esattamente com'è. Questo significa amore. Guai a volerlo cambiare, anche perché è un effetto rebound che torna indietro e ci ferisce poi, no? Se abbiamo questa intenzione del cambiamento, il cambiare l'altro. E quindi allo stesso modo amare se stessi significa renderci così come siamo, esattamente questo. E analizzando tutte le, diciamo, le, tu hai parlato del mondo adolescenziale, così come la piena maturità, ci sono delle differenze? Quando ci si innamora e basta. A qualunque età. Io ho lavorato anche con oltre 80 anni. E ci si innamora e basta. Più completo. E c'è se per amore. Se tanto volte noi la definizione dell'amore la diamo impropriamente, perché poi c'è da vedere se quello è l'amore, se quando dice l'amore della mia vita cosa intende per l'amore della mia vita. Darsi non ha mai amato veramente, per questo non lo trovo. È una frase fatta, no? Bravissimo, perché amare veramente è qualcosa, intanto giustamente bisogna conoscersi, sapere quello che si vuole, poi conoscere gli altri per poter trovare l'altro. E conoscere se stessi. E poi amore è anche qualcosa di biochimico, come dicevamo, per cui se scatta, con tante implicazioni neuroormonali, se no quante volte vediamo una persona così, di primo acchito, ma ho sentito un appeal, cioè mi è simpatica quella persona. Ecco, là sono scattati per ormoni, come diceva la dottoressa. E quello è un primo livello, un primo stato, certo quello non è amore, però è sicuramente una porta che si apre per vedere cosa c'è nell'amore. Però io una scusa, questo ping pong, io ho avuto l'impressione che dopo aver sentito l'amore è triste, e non è vero, non mi piace, l'amore è vita, l'amore è tumultuoso, l'amore fa veramente salti di gioia, l'amore ti fa vedere il cielo stellato, l'amore ti fa sentire, l'amore ti fa sentire un bambino quando ti torna ancestrale, o non è così? Prima di dare la parola di cambiare tra voi due, un decalogo se è amore vero, diciamo 5 punti di riferimento dal punto di vista psicologico e 5 punti di riferimento dal punto di vista medico, per capire se è vero amore, qual è quali sono ingredienti, sintomi, non lo so, 5-5, perché voi vi compensate. Se tu fai questa domanda a un giovane donna, se dice se ha la macchina bella, se ha il compagno, quello è vero amore. No, l'amore è qualcosa che non si può definire, perché è qualcosa che si sente, si percepisce e rimane fra te e la persona amata. E poi, come si dice veramente, amor con amor si paga, quindi un rapporto a due molto forte, molto intenso. Io, e poi vi prometto non parlo più, mi è piaciuta nella letteratura, professoressa, me lo sono appuntato per non sbagliare, perché non sono un professore di lettere,
Dante. Sì, 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 ma là ci arriviamo. E là, ecco, là è una cosa veramente. No, io l'ho collegata alla mia attività di medico, perché Dante nel quinto canto dell'inferno, nel rapporto fra Francesca, bravo, e quando vanno a leggere di quella Lancillotto preparata la possessa. E Ginevra, e allora dice, quando le gemme gli siano riso, essere baciato dopo tanto amante, questo che da me non via di riso, la bocca mi sbaciò tutto, bacio tutto tremante. Io mi sono emozionato quando l'ho letto questo, sai perché mi sono emozionato? Perché sì, c'è l'adrenalina che sviluppa la frequenza cardiaca, la serotonina che migliora il tono dell'umore, che è il neurotrasmettitore della felicità, c'è la dopamina che dà la disponibilità proprio verso gli altri, ecco, tutte queste cose vanno a determinare e intaccare la corteccia cerebrale, ecco, questo è amore. Questa è la definizione della morte di amore. Cioè l'amore è qualcosa che ti palpita dentro. E qualche volta nell'opinione comune, ognuno dice, sai, mi sono innamorato di quella persona, mi sento con le farfalle che mi inquietano. Lo stomaco, lo stomaco, Dio è lo stomaco, no? Ed è vero, perché è vero che parte tutto dal cervello, però poi ci sono i fasci nervosi, il nervo vago specialmente, che va a stimolare delle sensazioni a livello gastrico, a livello, diciamo, di sensibilità somatica, che è vero che si hanno queste farfalline, è il nervo vago che è in ipercitabilità, ma tutto parte dall'alto, quindi potete farvi sentire le farfalline. Io con le fonchiere, la fase dell'innamorato, poi no, non lo so, ci pensavo proprio adesso, sto direttamente. Non ho l'età, quanto dici, 5 riferimenti, 5, 4 e poi andiamo alla professoressa questa. Allora, Dominella, così poi le domande ci saranno, non preoccupate. Ora inizi, si scalda, come sempre, come ogni domenica. Allora, Dominella, come riconosci l'agitudine del segnale? Questi sono gli indicatori dell'innamoramento. Sì. Gli indicatori dell'amore e avere percezione di quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza, sottolineo, dell'altro o dell'altra, perché nel mio innamoramento non ci sono, solo punti di forza, l'altra è bellissima, bellissimo, intelligente, perfetto, eccetera, eccetera. L'amore no, l'amore sento, riconosco i limiti dell'altro. I fastidi che mi provoca quando eccetera eccetera eccetera, ma sento che io per stare bene voglio guardare lontano insieme a quella persona, praticamente integrazione, no? Guardare lontano.